Allora, buonasera a tutti. Iniziamo una nuova avventura, una nuova sfida elettorale, una sfida elettorale che inizia da dove ci eravamo lasciati, dalla vittoria alle elezioni europee, dove tutti noi abbiamo sostenuto alcuni candidati, ma una in particolare, la nostra europarlamentare Lara Comi, a cui ci eravamo lasciati con Lara, ci ritroviamo con Lara per ripartire in una nuova esperienza elettorale, un'avventura elettorale che riporterà Roberto Formigoni ad essere ancora governatore della Regione Lombardia e che avrà nell'ambito del Consiglio regionale almeno 2 o 3 rappresentanti, grazie anche all'impegno di tutto il partito in provincia di Varese. Noi stasera iniziamo la campagna elettorale a sostegno di un amico, la foto la vedete, tra un po' magari si consoliderà e riapparirà a tutti noi, ma quello che conterà partendo da oggi al 28 al 29 marzo è quello che si dovrà consolidare e ovviamente scrivere sulla scheda elettorale ACI a fianco al Popolo della Libertà e al nome di Roberto Formigoni. Iniziamo da Gallarate perché storicamente Gallarate, non me ne vogliono gli altri, ha sempre portato bene e quindi un po' di scaramanzia ci vuole, e poi proseguiremo la campagna elettorale di Rienzo per tutta la provincia di Varese. E come vi dicevo, non potevamo non iniziare da dove avevamo terminato, con Lara Comi che vi porterà il vostro saluto e vi spiegherà alcune cose, come non ultimo perché bisogna votare anche Rienzo Acci. So che è un problema spiegarlo, però Lara ci metterà del suo. Grazie. Per le europee l'ho conclusa proprio qui, eravamo io e Mario Mauro, e eravamo alla sera, quindi veramente stanchi, ma con la grande gioia di poter rincontrarvi e ringraziarvi di nuovo. Ecco, ci sono state occasioni prima di oggi per potervi rivedere e ringraziare di persona, ma ritengo che questo teatro, in particolare modo Gallarate, porti veramente fortuna, l'ha portata a me e sono assolutamente convinta che la porterà anche a Rienzo. Rienzo, dire che è di Saronno è già dire che ha un particolare legame con me, nel senso che è anche un amico di famiglia, una persona che conosco da tempo, conosco anche il figlio che è molto coinvolto nell'ambito politico e nel giovanile. Vedete, Rienzo è una persona che non vive di politica e questo è già una delle principali ragioni per cui votarlo. Lui, quando è stato designato in un certo senso, è chiamato a questo tra virgolette sacrificio, perché non se l'aspettava questa candidatura, è stata una candidatura last minute, e su questo vorrei aprire una parentesi, perché è importante, qui chiamo vicino a me Nino, che non se l'aspetta, ma ahimè c'è stato un problema, perché il candidato che ho sostenuto e assieme ad altri, chiamando i vertici, chiamando più volte anche tutti i vertici del partito, nessuno escluso, ho sostenuto Nino per questa candidatura alle regionali, ahimè per varie vicende sfortunate questo non è avvenuto. Nino secondo me è stata veramente una grande persona che ha deciso di comunque rimanere nel partito, di rimanere vicino a Rienzo, perché molti come lui che non hanno ricevuto la candidatura hanno deciso di abbandonare il PDL, di abbandonare quindi il sostegno a Roberto Formigoni e al presidente Berlusconi. Questo dà a Nino una grande capacità, un grande senso di partito, un grande senso di squadra, e oggi è qui in prima linea a preparare una campagna elettorale che in realtà doveva essere la sua, che tutti noi volevamo fosse la sua. Quindi io veramente dico grazie a Nino.